Amici di Hellas Live, siamo in compagnia di Carlo Alberto Belloni, che è l'agente di Simone Calvano, un ragazzo il cui nome adesso è sulla bocca di tutti da qualche settimana a questa parte, perché dopo un'estate, diciamo così, turbolenta, ha preso spazio nell'Hellas Verona di Fabio Pecchi, all'esordio in Serie A a Ferrara in casa della Spal, un pareggio amarissimo, visto che Verona vinceva 2-0, chiusa partita poi 2-2, ma la cosa più bella è stata sicuramente l'esordio del primo minuto, al Bentegodi contro il Torino, un esordio del primo minuto che è valso anche la quinta vittoria in campionato dell'Hellas Verona, una vittoria fondamentale. E dall'esordio, caro Carlo Alberto, di Ferrara ad oggi, Simone è diventato a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra dell'Hellas Verona. Ricordiamolo, facciamo un passo indietro di qualche anno, il suo arrivo a Verona. Ci racconti com'è nata appunto questa trattativa e soprattutto l'arrivo di Simone all'Hellas Verona. Buonasera a tutti gli amici di Hellas Live, ti ringrazio per la possibilità e l'intervista che mi stai facendo e ti riassumo velocemente. Guarda, io ho iniziato a lavorare con Simone 4 anni fa, era già un tesserato dell'Hellas e io diciamo che ho iniziato il mio rapporto con lui dopo la parentesi di Serie B che aveva avuto a Lanciano con poca fortuna e da lì abbiamo iniziato la nostra trafila tra le serie minori della Lega Pro, cercando di andare sempre a sposare dei progetti per potergli permettere di giocare. Lui negli anni ha fatto più di 100 presenze in Serie C, tutte presenze importanti da 90 minuti, che per me era l'unico strumento per poterlo riproporre, ripresentare in un mercato dove lui per qualità ci può stare, che è la Serie A. Ha esordito giovanissimo nel Milan, dove posso ricordare alcuni giocatori che erano, per esempio, Zlatan Ibrahimovic. Lui entrò in Coppa Italia con la Lazio al posto di Robinho, c'erano Gattuso, c'erano Seedorf, c'erano Maldini, c'era Onesta, quindi diciamo che era un predestinato, come tutti sapete, è sempre stato così. Ha commesso degli errori, per questi errori io sono pienamente consapevole di poter dire che questi errori li ha ripagati con sacrificio e con parecchio lavoro, e ora siamo qui, siamo arrivati dove ci siamo prefissati al primo giorno quando iniziamo questo percorso. Gli dissi: Simo, io mi metto con te in questa situazione dove nessuno ti vuole, nessuno crede più in te, perché purtroppo il calcio è fatto di queste cose, e siamo riusciti ad arrivare in Serie A come ci siamo prefissati. Da qui in avanti mi auguro che avrà modo di giocare per altri anni in Serie A, possa dare un contributo importante per la salvezza dell'Hellas Verona, che a questo punto in me ha trovato un grande tifoso, e mi auguro veramente che per un ragazzo così possa esserci un futuro roseo. Giovanissimo tu, giovanissimo Simone, perché ricordiamo, è un classe 93, con l'Hellas Verona avete deciso di prolungare il contratto fino al 2020 e adesso però dobbiamo toccare una tematica purtroppo molto triste che ha colpito lo sport, mi viene da dire anche a livello mondiale, perché anche ieri sera durante la Champions League si è ricordato il povero Davide Astori, che tu hai avuto anche modo di conoscere. Ti dico questo perché Simone avrebbe dovuto giocare titolare con tutta probabilità anche allo Stadio Vigorito nella sfida salvezza di Benevento, giornata che è stata posticipata a martedì 3 o mercoledì 4, lo scopriremo dopo la partita di questa sera della Juventus, appunto quando ci sarà il recupero, e appunto una giornata, una domenica tristissima per il calcio italiano, appunto per questa prematura scomparsa di Davide Astori. Un tuo ricordo anche Ma legato al guardate, io capitano della Fiorentina. posso dire 3 parole. Ho avuto la fortuna di conoscere Davide circa 5 anni fa, perché all'inizio della mia carriera lavorativa facevo parte di un gruppo di lavoro il cui titolare, che era Claudio Vigorelli, è l'attuale ed era il procuratore di Davide Astori. Ho avuto modo di conoscerlo, vi posso dire che era un ragazzo eccezionale, come è stato dipinto, come tutte le 1000 messaggi che sono stati arrivati via, sono arrivati via social, tutta la commozione in generale è reale, nel senso, è una cosa che tocca me in maniera particolare. Ho avuto 2 giorni non piacevoli, non riuscivo da... Io ho avuto questa notizia mentre ero in Olanda e prima di una partita che dovevo andare a vedere sono andato allo stadio, sono uscito al 70esimo, non avevo l'umore, lo stimolo giusto per poter riuscire a vedere una partita. Questa cosa è stata... Mi lasci, guarda, senza parole, nel senso, per dinamica, per come è successa, per che tipo di, soprattutto di persona che è lui. Non si augura il male a nessuno, ma soprattutto ha
a forse questi angeli che vengono chiamati in maniera un po' prematura dal Signore. Ecco, domani ci sarà appunto, ci sarà il funerale a Firenze, dove ci sarà anche una delegazione dell'Hellas Verona. Adesso cerchiamo di tornare a parlare di calcio giocato, anche perché sabato sera allo stadio Bentegodi ci sarà una partita molto importante, ovvero il derby contro il Chievo. Simone, dal mio punto di vista, con tutta probabilità, partirà titolare e ti chiedo come vedi la situazione del Verona e come sta soprattutto a livello mentale Simone dopo questa prima da titolare in Serie A che ha galvanizzato lui. Ricordo gli applausi del Bentegodi, che il Bentegodi non regala Ricordo benissimo applausi. sia, perché Immagino la tua pelle d'oca al momento appunto della sostituzione solo e esclusivamente per crampi. Comunque, che partita ti aspetti sabato sera e come sta Simone a livello io mi aspetto psicofisico? una partita dove il Verona deve scendere in campo dando il 100% tutto per tutto, come secondo me è successo con il Torino. Il campionato è strano, il calcio è stranissimo, secondo me ci possono essere ancora tutte le possibilità per poter rimanere in questa categoria, soprattutto perché una piazza come Verona merita di rimanere in Serie A. Per tutto quello che mi concerne, per il tifo, per l'attaccamento alla maglia, per il calore poche piazze hanno come Verona. Simone lo sento bene, Simone lo sento carico come un fucile a pompa, è così da parecchi anni, nel senso che abbiamo seminato tanto, adesso sta iniziando un po' a raccogliere, quindi possiamo dire che anche la sua quotidianità è leggermente cambiata, perché è passato come uno dei tanti. Forse adesso la gente sa chi è Simone Calvano, questo sicuramente per lui sono motivi di soddisfazione, e io so perfettamente che lui darà il 100% come ha sempre fatto in tutte le partite, ma perché lui così è un ragazzo sanguigno ed è sempre stato fatto. Noi siamo sempre stati in prestito con proprietà Verona, è sempre stato il nostro sogno tornare a Verona, perché io me lo sogno, lo immagino, gli ho sempre detto: arriverai fino a un certo punto a giocare nello stadio di Verona, sotto quella curva che riempie di gioia, perché è difficile poi giocare male con dei tifosi così. E siamo arrivati, quindi da qui in avanti io posso solo che augurare in bocca al lupo al Verona e in bocca al lupo a Simone per questo finale di stagione, per i futuri anni che mi auguro passeremo ancora in Serie A.